Mister Piero Braglia, la Juve Stabia condannata probabilmente dagli errori dei singoli, perché nel complesso ha avuto diverse occasioni la Juve Stabia per segnare, qualcuno è il Bari, però Bari più cinico sotto porta. Al Bari è andata bene, al di là che stavo cinico o meno, noi abbiamo fatto delle buone azioni, e abbiamo preso un gol evitabilissimo, sul secondo c'è un clamoroso errore arbitrale che ci sta, perché tanto nella vita a volte sbaglio io, sbagliano i giocatori, può sbagliare anche lui, che non ha visto un fallo su Martinelli clamoroso per me, però bisogna saper ripartire, saper tirare fuori la rabbia che hanno gli altri in questo momento, perché da lunedì inizieremo a battere su questo tasto, perché chi non ce l'avrà non giocherà più. Oggi sembrava di assistere a una partita a scacchi fra lei e mister Torrente, lei ha messo Baldanzetto su per annullare Bellomo, ci è riuscito e alla fine però, ecco, come diceva il collega, solo gli errori hanno condannato questa Juve Stabia. Vabbè, ma noi dobbiamo andare avanti e fare delle grandi partite, io poi sono convinto che ci tiriamo fuori da guai, però dobbiamo ritrovare la cattiveria. Anche oggi il Bari, c'è la sensazione che gli altri sono molto più incazzati di noi, ci tengano molto più di noi, e in Serie B certi atteggiamenti poi li paghi, e li paghi parecchio, perciò è l'ora che i ragazzi si sveglino e inizino veramente, ma veramente, io lo dico con il cuore, a tirare fuori ognuno la propria rabbia, il proprio agonismo, perché in B conta l'agonismo. Abbiamo notato, soprattutto sugli esterni, Verdi, Acosti quando è entrato, anche in Prota, tante giocate individuali, si provano tanti dribbling, però alla fine poco concrete, si va poco al cross, si va poco a cercare la giocata decisiva. Ma queste sono cose che a quell'età lì le devi mettere in preventivo. A volte si beano di quello che riescano a fare, tengono un attimo il pallone un attimo di più e arriva sempre l'avversario addosso. A volte fanno delle cose importanti, a volte no. Oggi può darsi che in alcuni momenti hanno fatto fatica.